Allora siamo nuovamente in partenza, tutti che si guardano l'uno con l'altro. Bene. Cinque giri anche per questa sfida. Questa sfida finale, gialli, verdi, rossi e blu. Prontissimi. Sono scattati. Ancora arrivato. Clamoroso. Tiziano 7 sbaglia la partenza. Ah, Tiziano 7, questo me lo ricordo, anche l'anno scorso ha fatto spettacolo, vedi, si è già rimontato nella mischia. Non molla, no. È già terzo, sportellata all'avversario che stava lì a guardare le bimbe in tribuna. Non ha mica chiesto permesso Tiziano oggi. Ecco la prima curva all'uscita dalla terra. Tiziano 7, grintosissimo, brucia il suo team manager Silvestro Paris e si lancia a rincorrere Silvano Grola, oggi velocissimo. Tiziano entra nella curva sotto di noi, siamo sulla spinta all'uscita, ce la fa, entra sotto il ponte. Strepitoso Tiziano 7, guardate, a ruota alzata all'interno, e meno male che è rimasto fermo al via. Vintosissimo, non molla il gas Tiziano. Vedo anche Rossetto Denis, l'amico rivale, affrontare il rettilineo in quinta piena, velocissimo, seguito da Stefano Viscontini, che sarà il mio compagno di squadra per l'anno prossimo. Come andate a gareggiare il prossimo anno? Campionato europeo? Esiste un mondiale? No, esiste un europeo, un campionato americano. Il campionato europeo, affronteremo le tappe in Portogallo, due in Italia e una in Ungheria. In Italia dove? Italia Sardegna. Tanto c'è un testa coda sotto il ponte, l'ho visto entrare in testa coda e non riuscire dal ponte, ripartito. Problemi? Ci sono testa coda o trottolo? Non è come con la macchina, qui ci si riattrezza in un istante. Esatto. Ma è bello far sentire anche i rumori, perché comunque è piacevole sentire i quattro tempi spinti al massimo, il rumore delle gomme in frenata. Hanno due freni, uno per ruota anteriore e uno solo sulla sella posteriore, perché non c'è il differenziale. Il movimento che vedete fare al pilota sulla sella è per controbilanciare, perché qui comunque l'intraversata, la sbandata in curva è quasi di base. Sì, la guidi con il corpo guidi con il corpo. E la ruota interna tende sempre a farsi, perché è la prima perda di aderenza, spostando con il tuo corpo la mantiene più bassa e perciò la più bassa. Tanto Sette ha preso ormai un bel vantaggio, è già sotto il ponte, lo ama il... l'austriaco Ellinger con questo prototipo. Sì, loro costruiscono, praticamente hanno una factory dove costruiscono questo mezzo completamente artigianale, e anche molto redditizio nelle gare, nei grandi rail, nelle gare molto lunghe. Senti, anche per la voi nel quad è presa la mania di partire da una moto per farci un'altra cosa, ho visto una moto da neve, una moto da quad, si può? È possibile? Sì, però per fare le competizioni Bahia la moto deve avere un'omologazione, una targa per la situazione stradale, dotata di tutti i temi di sicurezza richiesti da loro. Sì, i quad sono tutti omologati per la circolazione stradale, omologazione che è stata di poco sofferta. Sì, perché in Europa per creare un mercato hanno fatto il massimo per renderli sicuri, mentre nei paesi est come Stati Uniti, Australia e Giappone non è permesso l'utilizzo sulle strade di normale circolazione. E noi prima si è pensato alla sicurezza, infatti hanno accorgimenti che prima non erano previsti, lasciate fare fari e frecce che quelli ormai si piazzano bene, ma proprio accorgimenti di sicurezza tipo le pedane sotto le pedane per non mettere i piedi per terra, tutta una serie di situazioni, lo spengimento automatico, perché se si cade dal quad c'è una chiavetta apposta che si stacca e il quad si spegne, altrimenti lo trovi nel giardino del vicino. Sì, infatti per l'utilizzo stradale hanno fatto anche degli interventi sui freni,
stesso, ma anche per gli altri. Intanto ha vinto il 22. Il 22 è sfilato per primo sotto il traguardo. Complimenti. Siamo alla partenza, della semaforo finale. Rosso. Si alza il numero di dei motori. Partiti, velocissimo Grola. Seguito da Rossetto all'interno, ma Tiziano all'esterno non molla. Perde un po' di terreno, mantiene la terza posizione. Affrontano il rettilineo. Grola in quinta manetta alla staccata. Tiziano è già secondo, ha passato all'esterno, vediamo se ce la fa. Ha usato la traiettoria più larga, non ce l'ha fatta, ce l'ha fatta Tiziano all'interno. Del ponte. Bene, ci siamo sulla terra. Affronta, affronta la prima curva su terra, vediamo. Salto in quinta piena per Silvano Grola, seguito da Tiziano, che ha un leggero svantaggio. Vediamo se alla staccata riesce a racimolare terreno. Grola è un osso duro, eh. Abbiamo visto tra i più veloci in pista, soprattutto nel tratto sterrato, non si è mai risparmiato. Tanto dietro, non si è dovuto togliere gli occhiali, fango alzato dal corrente che precede. Ai ai ai, Grola, velocissimo. Velocissimo, secondo 7. Ecco, Grola 7, 2 secondi e mezzo, poi Rossetto a 3, 39. Ungherese supera Rossetto. L'Ungherese non molla sotto il ponte, vediamo. Sfida. Tatoro. Io seguo davanti perché Grola sta aumentando il vantaggio su 7. Considerato proprio un osso duro Grola oggi, ma non solo oggi, comunque Tiziano non è finita perché questo è il secondo di 5 giri, siamo nell'attratto asfaltato, tutto il curvone di traverso come le World Rally Car, con Tiziano, con 7 che prova ad inseguire ma è staccatissimo. Sì. 4 secondi e 39 di vantaggio di Grola su 7, già trotossido. C'ha un razzo per le mani oggi Silvano. Vediamo Rossetto alla meglio su Hemminger sopra il ponte. Però ricordiamo che può succedere di tutto come nei rally fino all'ultimo metro. Non si può dire è finita. Silvano passa sotto il pubblico. Scaldateli pubblico questi piloti. Scaldateli così vi offrono dei numeri. Penso che a qualcuno bastino questi numeri perché vedere gente a 120-130 all'ora di traverso appesi a un quad. Sì, bisogna tenersi aggrappato al manubrio. Perché qua non c'è la manopola del gas, c'è la levetta del gas. Qualcuno ha la levetta, qualcuno la manopola, però la tradizione è la levetta. La tradizione è la levetta per un fatto sempre della sicurezza che fa da la. Senti, ma Rossetto è senza occhiali, stava con gli occhi chiusi. Cioè. Sì, avrà studiato a memoria il percorso. Ah, ecco. Diciamo che Tiziano, scusate, Rossetto è venuto qua con delle. Ci vuole una fresa per levargli il fango dalla faccia a Rossetto a fine gara. Infatti è pronta già il vapor jet. Che vapor jet? Abbiamo le nostre Carker. Le nostre idropulitrici ufficiali del Motorsport Stadium sono anche a vostra disposizione, approfittatene. Certo, intanto Grola non molla, Tiziano all'inseguimento, mi sembra che abbia acquistato qualcosa Tiziano, un mezzo secondo. Rossetto invece. Grola ha perso la marmitta, ci stanno dicendo i commissari. È aumentato il rumore, si è perso il terminale di scarico, vediamo chi l'ha perso. No, sicuro. Il mio è Grola o Sette? È Grola. Ai ai ai, si mette male perché hanno una perdita di potenza. Ma è l'ultimo giro, però hai visto, mai dire mai. Vince Grola, clamoroso, complimenti, il pilota. Un applausone ragazzi dalle tribune.
Vedo che vi saluta, quindi qualcuno che batte le mani, che ha fortemente apprezzato lo spettacolo dei Quad, c'è, ce l'hanno messa tutta e anche di più, il costo di demolire tutti questi non è che sono sponsorizzati, sono i loro Quad, si sono comprati e sono qui a divertirsi.